Io dico sempre che in fondo opere di questo tipo, e queste in modo particolare, sono come dei tarli che ti restano dentro. Racconto un aneddoto che mi riguarda personalmente ed è un fugace incontro che ho avuto con Agnetti proprio nel 1980, mi pare proprio pochi mesi prima che lui morisse, ero molto giovane, e lui mi spiegava una cosa che io ripeto costantemente ai miei studenti per dimostrare che cosa significa l'arte concettuale sostanzialmente. Lui mi diceva, vedi, dice, se c'è una tua foto di fronte a un aeroplano e sotto la didascalia dice me ne guzzo prima della trasvolata, oppure c'è una didascalia che dice me ne guzzo dopo la trasvolata, cambia tutto. Ed è vero, in effetti, prima della trasvolata c'è ce la farò, non ce la farò, c'è l'emozione, no? La paura, il pizzico d'angoscia, eccetera. Dopo la trasvolata sei contento, hai fatto, sei realizzato, hai compiuto l'impresa. La foto è la stessa, ma la leggi in una maniera completamente differente. Sei soddisfatto di questa mostra? Cioè, mi pare di sì. Dire di no sarebbe veramente un paradosso, no? Un paradosso come diceva appunto Agnetti, no? Cioè, diceva, tutti siamo degli scribi, allora lo scriba dice così è detto e così non sarà fatto. Ecco, certo che è una bella mostra, è una mostra, credo che sia la più importante mostra di Agnetti fatta sinora. Come si diceva, questo dovrebbe essere un inizio non di una riscoperta, perché sotto traccia Agnetti c'è sempre stato, presso un gruppo di, chiamiamoli così, di un gruppo elitario di intenditori e così. Forse è il caso di allargare gli orizzonti e riuscire a portare a un pubblico più vasto la sua opera. Io credo che sia possibile, soprattutto adesso in cui i linguaggi si sono mescolati e in fondo il suo potrebbe funzionare perfettamente.